Sergei, quanti mi piace chiediamo? 150.000. Proviamo. No! Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Forse vi ricorderete di me per il gol al Camp Nou, o forse vi ricorderete di me per il gol allo Juventus Stadium, o forse vi ricorderete di me per quella zappata che si è trasformata poi in gol allo Stadio Olimpico. Negli anni vi ho dimostrato di essere lo youtuber più forte in Italia, con mezzo cuore. Quindi ragazzi, ho deciso di passare al livello superiore, perché oggi iniziamo a sfidare i calciatori. Ah, e se siete calciatori e volete sfidarmi, potete contattarmi qui su Instagram. E guardate questo video fino alla fine, perché vi svelerò chi sarà il prossimo calciatore. Visto che questa è la prima puntata, oggi iniziamo con un calciatore che ha un valore di mercato di 80 milioni di euro. Non è solamente il centrocampista migliore della scorsa Serie A, ma è anche uno dei centrocampisti più forti al mondo. Andiamo, ve lo vado a presentare, venite. Sono pronto alla sfida, ma soprattutto è arrivato Sergei. Ciao, ciao Sergei, come stai? Ciao ragazzi, ciao. Sei una bestia, sei? Beh, io ultimamente un po'... Mangio bene. Beh, a Roma si mangia bene. Però adesso c'è una sfida vera. Tu sai che io sono il più forte. Si parla che sei più forte. Ah, lo sai? Si parla. Si legge. Sì. Oggi sai che c'è? C'è youtuber da 2 milioni contro giocatore da 80 milioni. Quindi oggi devi dimostrare tutto, la pressione è tutta su di te, Sì, però hai mangiato troppo prima di venire qua, no? Ma io gioco da fermo. Davvero? io gioco da fermo, faccio così. Ti spiego un po' come sarà la sfida. Faremo una crossbar challenge dove ogni traversa sarà un punto. Dopo faremo dei rigori chiamati. Io dico a te dove tiri e tu a me, no? Sì. Oh, sono youtuber. Ci scappiamo il lavoro. Sì, un po' ti seguo, dai. Quindi preparati, ti faccio fare dei rigori impossibili. Già ce l'ho una bella idea per il rigore. Ce l'hai? Vediamo. E poi l'ultima, torniamo a fare la crossbar challenge, ma da centrocampo. Alla fine chi avrà fatto più punti vincerà. Ce l'ho qualcosa dopo, quando vinco. Bello onore. Mi hai portato qualcosa, no? Ti puoi vantare con gli amici che hai battuto lo youtuber più forte in Italia. Io però mi vanterò tantissimo se ti batterò, quindi preparati, eh. Cioè, mi ha fatto un regalo bellissimo Sergei. Perché guardate che mi ha fatto. Bellissima, ragazzi. Però ragazzi, guardate qui, c'è un regalo anche per voi, perché in questo momento sull'Instagram di Sergei, che trovate qui in basso, è appena uscita una foto. Se voi passate sul suo profilo, ovviamente lo seguite, mettete un mi piace e commentate con questa emoji, avete l'opportunità di vincere la maglietta di Sergei autografata. Cioè ragazzi, c'è lo stemmino del giocatore migliore della scorsa Serie A. C'è la coppa anche. C'è pure la coppa. Quindi ragazzi, indipendentemente se siete della Lazio o di un'altra squadra, io ci farei un pensierino, alla fine è gratis. Quando gratis è tutto bello, giusto? Solo un like e un commento. Esatto. Quindi ragazzi, io direi che siamo pronti alla sfida. Sergei, quanti mi piace chiediamo? 150.000. Proviamo. E che facciamo? Oh, facciamo così. 150.000 mi piace e al prossimo gol che fai ce lo dedichi. Ok, vabbè. Vabbè, ci sta. Okay. Oh, 150.000 mi piace, raga. Scaldate bene che domanda in Champions League, eh. Ragazzi, il fantacalcio, tranquilli, ci penso io. Dai, iniziamo. 1, 2, 3. Che miseria, incredibile. Per il regolare svolgimento di questa sfida ho chiamato un arbitro che viene, pensa, giusto, direttamente dal Brasile. Da Brasile? Prego, sì. Brazo Crew, l'unico portiere brasiliano. Sì, ci aiuterà Brazo a tenere il punteggio. Ok. Pure se non è andato a scuola. No, che cazzo da... Però... L'ho studiato in tre favelas, tranquillo proprio. Ciao ragazzi, sono Sergio Milinkovic-Savic e sono venuto a vincere questa sfida. Mo' figlio, sei venuto a vincere la sfida, vediamo. Vai. Prontissimo. Sei primo? Ah! Ma perché? Prego. Oh. Pesci in faccia! Ciao ragazzi, sono il vostro cuore matto e adesso proverò a battere Milinkovic-Savic. Ce la farò, forse. C'è un motivo per cui mi chiamano il Cristiano Ronaldo della Tiburtina. La prima dei polletti, eh. Vabbè, dai. Ma ben cosa? Sto prendendo la mira. I believe I can fly. Oh. Volevi. Faccio vedere come i professionisti vincono le sfide. Vado. Perché è così forte? Comunque siamo pari, eh. Vado, guardi. Vai Sergei, facci vedere quanto sei forte, su. Poi pieno. Piena, hai capito? Allora ragazzi, ma ci sarà un motivo se vale 80 milioni? Vai. Io
80 euro probabilmente. E adesso che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Frase. E ridono. Era bella. Oh, mi stava a mettere pressione, ti. Guardiamo là, dai. Dai, dai, non guardiamo. No, no, guardala bene questa, perché? Guardala, Fa con le mani, guarda. Perché è così forte? Ma perché non riesco a mantenere la potenza, sono troppo potente. Era vicino. Vai. Oh! T'ha distratto come? Sì, è la pressione questa. Troppo alto. Questa te la dedico, Lo dito, guarda bene, questo è il contratto. No, lo dico. No, dici. Taglia, dai, dai, giri qua. Ma mi chiamo lo Tito dopo questo. Sì. Questa chiama. Oh! Questa era quella giusta. All'udito gli mandate questa, così magari. Vediamo che dici. Vediamo che dici. Ma non vi serve uno a formello? Che fa il campo? 1-1 però, Sì, sì, non ti preoccupare. Vai. Oh, facci vedere! Vabbè, no, dai! Vabbè, dai! Ma questa non vale, Questa non vale. Guarda, no. C'è qua dentro, guarda. No, vedrai dopo. Questa qui non vale. Uno me la dai, no? 2-1, 2-1. No, lo sai perché? Perché tu l'hai presa di controbalzo. Se andiamo a vedere al VAR, se fosse stata ferma te l'avrei data. Qual è il secondo tiro? Era controbalzo. Sì, però è più difficile la controbalzo, no? Ma qui, guarda. Guarda. È quasi, è quasi. Però posso ancora pareggiare. Vado, Oh! Doppio, guarda doppio! No! Oh! Allora? Ma Sergei, 2-2, Sto zitto. Sono sempre lo youtuber più forte in Italia. Sì. Quindi io ce l'ho un altro. Un altro, te lo regalo. Ah, dai. Che regalo! Dai! Poi, se non hai visto bene, si sente, no? È traverso. Io la rivedrei, Fabio. Prego, chiamiamo il VAR. Chiamiamo il VAR. Cioè, una l'ha fatta apposta. Una l'ha sbagliata e te l'ha presa. Sì. È la sfida più difficile. Ultimo, perché non posso sbagliare. Vado, Oh! Era vicino. Dai. Era vicino, però, ci stavo. Beh, ragazzi, 3-2. Io dico manco male. Fatto bene, non aspettavo così. Ah sì? Sì, no, ti giuro. Manco io me l'aspettavo. Manco io me l'aspettavo, sinceramente. Prima hai perso. Vabbè, se la metti così sì, però dal mio punto di vista 3-2 ci sta. Però adesso abbiamo i rigori chiamati. Brazzo non ci sentirà, sarà in porta e ci avvicineremo qui ogni volta. Quindi voi saprete dove tireremo e lui no. Con il sinistro in alto a sinistra. Di sinistro tira. Oh, devi sta zitto. Vabbè, aspetta. No, però aspettate, A chi? Non era altissimo, però. Vai, vedi il VAR. Allora, VAR, era alto in alto a sinistra o no? È entrata, io ho fatto così. Vabbè, ma questo ma lui. Ma raga, ma c'è il portiere brasiliano, no? Ma no, oggettivamente. Cioè, ma quando si è mai visto che i brasiliani giocano in porta? Ma anzi, mi sono buttato, ringrazio. Quindi non me la dai. Vabbè, te la do. No, dai, il primo me l'hai data tu, te la do io adesso. Ok, gamba destra, destra, sotto. Facile. Ti do prime due facce. Facile. E poi dopo viene l'idea mia. Oh, devo vincere io. Guarda che te mena, Ma che fai, come Pogba? La madonna! Era, cioè, rigore, non volevo, era rigore top, però non hai fatto quello che ti ho chiesto. È vero. Cioè, mi sono giocato il rigore migliore che ho tirato nella vita, vi giuro. Però questo era il rigore, cioè, tipo dietro al palo. Dove devi tirare? Sotto. Oh, ma te devi girare. Un po' così. Vabbè, va, cambio. Destra. E perdi subito. In basso a sinistra. Perdi subito. Piano, Sergei. Dai, Sergei. Però io ho detto, sono venuto qua per non perdere. Non è che ti regalo. Sì, mi sei buttato lui o no? Ma che non so, tanto io faccio qua. Destro, tira in mezzo. Oh. Ma che gli stai a suggerire? Ma che sta a fare come a briscola? Lo sapevo che ero centrale! E lo sapevo che ero centrale! 2-0. Lo so. Vai. Allora io tornerei col sinistro. Ok. Che ti ho visto debole. Sì, io sì. Mi allenerei un po'. Eh sì, questa volta incroci. Sopra tu. Sopra, ti sbaglio. Appunto. Allora, i mancini solitamente.
Vabbè, però! La sbaglio, guardalo là! Risulta davanti a chi? Davanti a chi? Curva nord là! Sì! Mi fai quello diabolico che hai pensato, per favore? Tanto non c'è più possibilità che ti riprendo. No, se vuoi diciamo, se tiriamo 10 rigori forse arrivi. Sì! Con il tacco. Tu vai dritto, poi ti giri e tiri con il tacco. Sì, se io mi una volta ho fatto l'allenamento. Sì, tu. Va bene, hai detto che sei il migliore. Giusto. Se questo, se fai il gol così, ti do vale doppio. Tre punti. Ok. Così siamo 3-3. Ma che cazzo? Sono pure strappato. Parte, raga, mi sono fatto male da io. Lo so che ti sei fatto male, hai tirato tipo così. 3-0, meglio che andiamo a casa. Da fermo. Col destro. Dove vuoi? Si butta adesso. Spero di sì. Guarda come devo tirare. Così. A signori, tipo. No! Vabbè! Vabbè, giusto così. È 4-0. Dovevamo già essere a casa. Ti do una, così è 4-1 almeno. Non vai proprio a casa con 0. Vabbè, dai, proprio così umiliato. Fai quello che vuoi. Ringrazio il mio amico Sergei per avermi dato questa opportunità. Tirerò anch'io da fermo. Spacca la porta. No. Oh, vai, che cazzo! Non se vai, Pino! Dai, figlio! Vabbè, però... Però, raga, cioè... I rigori più belli della vita ho tirato, non me li so giocati male, ma com'è possibile? Cioè, oggi, ti giuro... Mi dai la mano, grazie. Allora, se sei un uomo vero, vai. La prossima sfida vale tutto. Chi vince quella, vince tutto. Ti do anche quella opportunità. Ti ho dato già tante. Vedete. Anche questo. Okay. Il signore, guarda. Cosa vuoi chiedermi di più? Niente. Siamo arrivati all'ultima sfida. Prego l'arbitro, come quant'è il risultato? Tanto a poco. Non ci interessa perché Sergei si è giocato la vittoria adesso. Mi sono mezzo infortunato. Quindi in caso, ragazzi, dovesse essere irripetibile, faccio dire a Brazzo, non è forte quanto me, però se è brasiliano almeno i piedi brasiliano. Ma infatti non ho potuto dimostrare. Ok. Quindi ragazzi, adesso potete scrivere sotto nei commenti chi vincerà questa sfida. Mike Scioscia o Sergei Milinkovic-Savic? Un po' più difficile scriverlo, perché ci serve 10 minuti. No, vai, prego. Ti do ancora qualcosa, vai. Per le views questo è altro. Vabbè, mi sono fatto male. Ti sfido a FIFA la prossima volta. Là sono un po' più competente, forse. Io non così tanto. Non così tanto. Allora. È giusto. Ognuno. E tu poi provi là. Esatto. Poi ti insegno a fare la carbonara. Carbonara là ci pensa a braccio. Si vede. Sì. Ti ricordo che se non prendi neanche una volta la traversa, ho vinto io. Ah, così va la regola. Sì, dai. Okay. Siamo su YouTube. Campo mio, regole mie. No, non c'è vento. Tanto così. Piano. Ragazzi, già c'ho la gamba di legno solitamente. Troppo sinistra. Però l'effetto Magnus, hai visto? Oh! No, signori, palo non vale. Mezzo punto mi puoi mezzo dare. Punto. Mezzo punto. No, che mezzi punti, mezzi punti? Che se tu pareggi ti danno mezzo punto? No. Scusa. Facciamo le cose. Non chiedo più niente. Bravo. Campo tuo, regole tue. Quindi campo mio, regole. Sto zitto. Poi dopo gli sfogliatoi, ragazzi. Ah, Mike, com'era? Quasi, eh? Avevo un po' di paura. Vediamo il piede brasiliero. Oh, se la prende lui, è finita, eh? Manco vado domani alla mente. Oh! E volevi! No! No! O brasileiro, Sì, vabbè, ho tirato a giro. Vai, c'è spessore. Un'altra maglietta sotto e fa spessore. Vado, eh. Come on, Mike. Ha girato. Ma io non vado a casa finché una volta non lo trovo. Ma facciamo Photoshop che era buona? Fido. Eccola! No! Raga, mi sa che Sergei lo veniamo a prendere tra una settimana e sta ancora qui a tirare. Cioè adesso? E adesso... Oh!
L'ho ripresa, l'hai vista di culo? L'hai vista? Ha toccato sopra, poi è caduto, però quello. No, no. No. Mamma mia! Non vuole andare, basta. Scendi. Chiamo Claudio. Dico, questo c'ha forza, però precisione no. Non ce la faccio è più. È la maglia. È la maglia, però. Oh, guarda, 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 ritornava ancora. Avevamo detto che se vincevi te avevo vinto io, no? Se prendevi la reversa. La nuova regola. È una regola nuova di YouTube. Hai cambiato 100 volte le regole. Certo. Allora, se non faccio questa, è finito tutto. No, no, è abito. Poi vieni a Formello, ti facciamo le terapie per il flessore. Ah, si chiama Claudio, dici Claudio, c'ho un amico mio che si è fatto male. Che non sta bene. Piange. Vedendo come era iniziata sta sfida, ha detto, oh. Può. Poi però ragazzi è troppo forte, questo lo ammetto. Però lato positivo, ci siamo abbronzati, sì. Noi ovviamente ringraziamo Sergei per essere stato qui in nostra compagnia. Questa è veramente una cosa fantastica. Grazie a voi per la chiamata, per la sfida. Per la sfida che hai perso. Vabbè, ma era impossibile, cioè sei troppo forte. Ci devo dire che è uno youtuber perfetto. Se vuoi un giorno ci scambiamo i ruoli, eh. Vi ricordo che su Instagram di Sergei, che trovate qui sotto, potete vincere la sua maglia autografata. 150.000 mi piace richiesti da Sergei. Ringraziamo anche il campo sportivo Isola Farnese per averci accolto. Ciao ragazzi. Ciao.